Cristiano Del Grosso, autore del gol del momentaneo 1-0 in questo Pescara-Palermo. Cristiano, ci racconti quel gol, insomma, cosa hai provato quando ti è arrivata quella palla e l'hai scaraventata in porta? Ho avuto il coraggio di andare a chiudere un'azione che si è sviluppata sulla destra, è stata una gran palla di Balzano e ci ho creduto, anche perché con questo modulo potevamo sfruttare questo modo di andare anche a riempire l'area anche con il quinto opposto, e devo dire che mi è andata bene, poi l'ho impattata bene ed è stato un momento di gioia anche personale. Ecco. Dopo quel gol, bellissimo avvio da parte del Pescara, poi insomma cosa è successo? Un blackout, il Palermo l'ha ribaltata, che difficoltà avete trovato soprattutto nel primo tempo? Non era una partita facile, il Palermo forte, individualità molto forti e secondo me un po' ci siamo abbassati e abbassandoti abbiamo un pochino concesso il palleggio e anche la libertà di poter trovare a volte il tiro in porta e da uno di quelli insomma poi è nato il pareggio e potevamo fare meglio, ecco, sotto quel punto di vista, però poi c'è stata una gran bella reazione nel secondo tempo e devo dire che ha premiato questa voglia di voler fare qualcosa di importante stasera, soprattutto sotto l'aspetto motivazionale, di determinazione e anche a tratti anche un buon calcio. Era importante tornare a vincere, ci siamo riusciti contro una squadra forte in casa e speriamo che sia uno slancio per questo finale di stagione. Accennavi alla reazione che avete avuto nel finale, possiamo dire che questa è la vittoria di tutto l'ambiente Pescara, a partire dai tifosi, passando per voi fino ad arrivare insomma anche al mister? Esatto, sì, perché si è visto anche un'atmosfera che non si vedeva da tempo. Ecco. Questa cosa ci ha fatto enormemente piacere a noi giocatori, allo staff tecnico, che è chiaro che noi ci stiamo mettendo grande impegno, non vogliamo buttare assolutamente un anno perché sarebbe veramente una brutta cosa. E questo entusiasmo che si è creato stasera a fine gara è stato veramente una bella cosa. E quindi ringraziamo anche soprattutto i tifosi che si impegnano come noi a sostenerci. E un grande merito va anche a loro, ecco.